Grazie per essere venuti. Siamo qui attorno ad una parola, che è la parola del perdono. Se c'è una città che si identifica con una persona, questa è Assisi, ma se c'è una città, un paese che si identifica, un santuario, che si identifica attorno ad una parola, questa è Santa Maria degli Angeli, la parola è perdono. Quindi siamo qui per tenere insieme Francesco il perdono, ed è in qualche modo un qualcosa di originale. Abbiamo qui Massimo Cacciari, in qualche modo lui ha cercato di inoltrarsi anche in questo rapporto tra San Francesco e il perdono, ma soprattutto nella sua relazione con il tema, una parola molto scomoda, con il modo di Francesco di incontrare anche la parola del male in tutte le sue declinazioni. L'ho fatto soprattutto in questo saggio, questo breve saggio di qualche anno fa, Doppio ritratto, che a tutti consiglio. Tra l'altro, dopo averlo letto, mi sono detto purtroppo abbiamo ancora bisogno di filosofi, anche perché questa tematica sembra non essere uscita da grandi artisti, da critici, anche d'arte, da storici e anche da maestri della spiritualità. L'ho fatto un filosofo, è per questo che l'abbiamo invitato. E lo facciamo soprattutto appunto perché la festa del perdono e perché siamo nell'occasione anche in qualche modo vicini a un grande giubileo, l'abbiamo così chiamato, giubileo del perdono, in ricordo a quello che ha annunciato San Francesco 800 anni fa. Quello che dirà qui Massimo Cacciari lo dirà lui. Mi sembra un po' di tirar fuori dai suoi testi soprattutto questo Francesco di queste parole qui. Non pretendere dagli altri che siano cristiani migliori. E questa è perfetta letizia, eccetera. Ne ascoltiamo alcuni pezzi. Dalla lettera ad un ministro di San Francesco d'Assisi. Il Signore ti benedica. Io ti dico, come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore il Dio ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni in conto di vera obbedienza da parte del Signore il Dio e mia per te, perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama coloro che agiscono con te in questo modo e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. E questo sia per te più che stare appartato in un eremo. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore ed ami me, suo servo e tuo, se ti diporterai in questa maniera, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono. Se egli lo chiede. E se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore, ed abbi sempre misericordia per tali fratelli. E avvisa i guardiani, quando potrai, che tu sei deciso a fare così.
gli torna il campo, se ha vivo solato. Riguardo poi a tutti i capitoli della regola che trattano dei peccati mortali, con l'aiuto del Signore, nel capitolo di Pentecoste, raccolto il consiglio dei frati, ne faremo un capitolo solo, in questa forma. Se qualcuno dei frati, per istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente, sia tenuto, per obbedienza, a ricorrere al suo guardiano, e tutti i frati che fossero a conoscenza del peccato di lui, non gli facciano vergogna, né dicano male di lui, ma ne abbiano grande misericordia e tengano assai segreto il peccato del loro fratello, perché non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. E sempre per obbedienza siamo tenuti a mandarlo con un compagno dal suo custode. Lo stesso custode poi provveda misericordiosamente a lui, come vorrebbe si provvedesse a lui medesimo se si trovasse in un caso simile. E se fosse caduto in qualche peccato veniale, si confessi ad un fratello sacerdote. E se in quel luogo non ci fosse un sacerdote, si confessi ad un suo fratello, fino a che possa trovare un sacerdote che lo assolva canonicamente, come è stato detto. E questi non abbiano potere di imporre altra penitenza all'infuori di questa. Va e non peccare più.
dolcezza. In questa vita di santi il provaro che fece dolce morte in amarezza e confortò il dolce vento mare de te Gesù che vinse ogni asprezza, tanto fosti soave nel loro cuore. Troppo verde il tempo, vive non fama, dolce amore Gesù sopra ogni sta in piedi, c'è ancora qualche posto libero qui davanti. Al termine della riflessione Massimo Cacciari potrà rispondere anche alle domande, potete farle inviando una mail se avete questi mezzi moderni. Ci sono dei fogli affissi sui muri che la riportano, ve l'ha detto, cacciariporziuncola@gmail.com. Bella, Cacciari Porziuncola, non è male. cacciariporziuncola@gmail.com oppure inviando un sms, non costa 2 euro come 331 10 44 630. No, si rischia molto di più. 331 10 44 630. Massimo Cacciari. Grazie. Io cercherò di come dire, farvi partecipi di quello che ho creduto di capire della teologia della lode che è propria di Francesco e che si connette indissolubilmente a questo tema del perdono, come già Saulo ha detto. E cercherò però anche di spiegarvi secondo una qualche argomentazione che cosa possiamo intendere con questo termine di perdono e come esso possa entrare in rapporto, in conflitto con le forme tradizionali con le quali il tema del dono e del perdono è presente, si è manifestato nella nostra tradizione culturale, ma ben prima anche dell'evo cristiano. E quindi mostrare anche, se mi riesce, la paradossalità della posizione francescana, ecco, il suo essere obiettivamente in conflitto, non semplicemente con questo o quell'altra posizione, ma proprio forse anche con il linguaggio che ci parla. Credo che la pace francescana sia qualcosa di molto esigente, niente affatto un generico baciamoci tutti, esattamente come amare il prossimo non significa amare sempre, comunque, dovunque. Ma di questo verremo alla fine. Allora, io partirei proprio dal luogo per antonomasia dove si manifesta questa teologia della lode tipicamente francescana, che è il cantico che tutti conoscete. Prima abbiamo sentito dei testi assolutamente straordinari su cui si sono soffermati filologi di ogni tendenza e di ogni tradizione culturale e religiosa, per sottolinearne la straordinarietà. Un grande interprete che cito anche nel libretto, che prima è stato indicato da Saul, Auerbach, forse il più grande filologo romanzo dell'ultimo secolo, appunto indicato in quella lettera al ministro,
e ha mostrato come fosse una sorta di apax legomenon, no? Di una cosa che detta solo lì, rispetto ad altri grandi testi di grandi padri e dottori, citava San Bernardo, eccetera, eccetera. Quell'esortazione a non andare in giro chiedendo al tuo prossimo di essere migliore cristiano, e chiedergli per va e non peccare come unica penitenza, è qualcosa che non si trova in nessun altro testo. Quindi qualcosa veramente che è detto lì per la prima e forse l'unica volta. Nel cantico che tutti conosciamo, dov'è il rapporto tra lode e dono per dono? Beh, è un rapporto strettissimo se leggiamo bene quel cantico e non pensiamo che appunto lì si dica che lodiamo il Signore a causa del fatto che ci ha dato quel sole, quella luce, quelle creature, eccetera, eccetera. E neanche che lo lodiamo attraverso, perché questo sarebbe limitare fortissimamente il significato radicale del cantico. Non è escluso che anche questo possa essere ricordato, non è male che anche questo possa essere ricordato, ma il senso essenziale è un altro, no? Come è stato d'altra parte già bene sottolineato da tanti interpreti. Lì, ma io radicalizzerei questa posizione, lì insieme alle creature, capaci di lodi come noi, sono capaci di lodi come noi, lodano anche loro, ma vedremo in che senso, perché non è che appunto dobbiamo prendere per buona quella visione un po' sentimentale appunto di Francesco che parla agli uccelli, quindi crede che gli uccelli parlino come noi. Queste sono visioni un po' così popolaresche, insomma, da Fioretti più che da Francesco. E quindi vedremo in che senso ventesimo. Insomma, con le creature, vedremo in che senso le creature lodano, con le creature noi lodiamo che cosa? Lodiamo la doxa teu, lodiamo Dio che si manifesta, che si manifesta nelle creature. Le creature sono lode di Dio, ecco in che senso lodano con noi, sono lode, non lodano perché parlano come noi, ma lodano perché sono lode. La lode è una dimensione ontologica, le creature lodano come lodiamo noi e quindi sono la manifestazione, non Dio, nulla di nessun enteismo o tantomeno panteismo, no? Ma sono manifestazione, non Dio, ma sono la manifestazione di Dio e lodano Dio con noi in quanto sua manifestazione. Potremmo anche dire che noi lodiamo le creature perché Dio si loda in loro, manifestandosi in loro. La lode che le creature eleva a Dio è la lode di Dio stesso nelle creature attraverso il suo manifestarsi, nel suo manifestarsi, doxa triuno, vuol dire il manifestarsi di Dio, non necessariamente la gloria di Dio, il Dio potente, glorioso, ma il manifestarsi, l'apparire luminoso del divino, di Dio, nella creatura. Quindi insieme a loro noi lodiamo che cosa? Lodiamo il fatto che la creatura, noi con tutte le creature siamo, ecco il punto di rapporto col tema del dono, siamo le creature di cui il cantico canta, e mai dimenticarsi appunto che Francesco canta, e la nostra letteratura anche nasce dal canto, e da un canto provenzale. La creatura canta la lode perché è il perfetto dono di Dio. Ecco. Lodiamo le creature, lodiamo Dio con le creature, in quanto con le creature siamo dono. La lode è in corrispondenza, corrisponde al nostro essere dono.
dono di Dio. E qui sta la differenza, appunto, che il manifestarsi di Dio non può mai essere inteso come un'eguaglianza tra manifestazione e Dio, no? Perché la manifestazione è dono, quindi rimanda a qualcosa che è più del suo manifestarsi, no? Ma il rapporto tra questo Dio e il suo manifestarsi è un rapporto, appunto, assolutamente, per Francesco e per tutta una teologia che potrebbe accompagnarsi a questa posizione, è un rapporto assolutamente intrinseco, no? Intrinseco. Allora, qui nasce ontologicamente il tema del dono, no? Tutte le creature, e noi con le creature, lodiamo Dio perché, e lo possiamo lodare propriamente perché ne siamo dono, perché ci avvertiamo, ci sentiamo come il suo dono, no? Il suo manifestarsi è il dono che siamo, ecco. Il suo manifestarsi è il dono che siamo. Ma, ecco, qui c'è la grande drammatica differenza che attraversa il cantico e tutta l'esperienza francescana. Perché noi tutti siamo con le creature dono di Dio. E lo diamo con le creature Dio perché ne siamo dono. Ma non tutte le creature accolgono questo loro essere dono. Le creature, eccetera, eccetera, nel cantico sono lodate, diciamo così, incondizionatamente. L'uomo non è lodato incondizionatamente. Le ultime lasse del cantico pongono una drammatica differenza tra le creature e noi, che è una distinzione anche qui ontologica nel piano creaturale tra gli animali, gli enti, no? E noi. Noi siamo straordinari. Incondizionatamente le altre creature vengono lodate e sono in quanto tali perfetta lode di Dio. Noi no, noi non incondizionatamente. A noi c'è dato, come dire, accogliere e non accogliere o non accogliere l'essere dono. Animali, angeli, accolgono naturalmente l'essere dono. E noi possiamo coglierli come dono, no? Come dire, immediatamente. Per noi questa grazia forse non è data. Noi dobbiamo in qualche modo decidere di accogliere il dono. E possiamo accoglierlo o non accoglierlo. Cosa dice questo? Che per noi è infinitamente più difficile ricevere che dare. Questo bisogna tenerlo ben presente nella dialettica del dono. Per quelle creature che siamo, mentre per le altre la lode che sono e che rendono è, come dire, immediata, per noi deve passare attraverso una difficile decisione, perché noi possiamo accogliere il nostro essere dono e in quanto dono lodare, e possiamo non accogliere l'essere dono e quindi non lodare, rifiutare la lode, rifiutare il rendere grazie. Per noi è difficile ricevere, è difficile accogliere, vedremo le ragioni profonde per cui a me pare che Francesco intenda la difficoltà estrema di questo accogliere. Sembrerebbe più semplice accogliere il dono che dare, no? Vedremo. Per noi è infinitamente più difficile accogliere. E chi lo comprende molto bene questo è Dante. È un aspetto questo che se mi capiterà aggiungerò al libretto prima citato. Dante cita, c'è una citazione esplicita di Dante del Cantico nell'undicesimo del Purgatorio, dove sono purificati i superbi. È quasi una citazione esplicita del Cantico. D'altra parte è evidente che Dante l'aveva in mente, perché il rapporto, l'undicesimo del Paradiso, il canto di Francesco. Quindi è chiaro che Dante intendeva anche lì nel Purgatorio indicare
indicare la sua fonte francescana, sapete, che il santo di Dante Francesco. E per quanto secondo me l'abbia inteso per modo di dire, ma insomma non importa. Cosa dice Dante qui? Lì sono i superbi. I superbi citano in qualche modo il cantico francescano. I superbi, non superbi puniti all'inferno, i superbi che vengono purificati in purgatorio, sia chiaro, non farinata. E citano l'umilissimo. Sono quei contrasti drammatici, no, che sono insuperabili in Dante. Laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura, no? E via continua Dante. Cosa significa? Significa che accogliere il dono contrasta violentemente nella natura nostra umana, quella speciale creatura che siamo, concorre con la nostra innata superbia, con la maledetta superbia, dice Dante. La maledetta superbia. Hybris, avevo detto i classici, gli antichi, no? È la stessa parola latina di superbo, super, hyper. Con la nostra più o meno disperata sempre ricerca di essere, come dire, astrattamente autonomi, no? Di essere individui. Questa tendenza radicale, forse potremmo dire proprio questo male radicale, che va combattuto, che va sradicato se possibile, ma che sempre ritorna, no? E che forse ritornerà fino alla fine dei tempi, impedisce la lode al Signore, insieme, perfetta lode insieme alle altre creature, da parte di quell'animale che siamo, dello zoon politikon e logikon, il nostro discorso, no? È sempre, come dire, sedotto o seducibile da questa superbia. E nel purgatorio i superbi si purificano come? Citando Francesco, citando il cantico, dove alla fine si dice appunto che soltanto quelli che non avranno commesso peccato mortale, ma il peccato mortale cosa volete che sia per Francesco il peccato mortale? La trasgressione di questo o quell'altro comandamento è il peccato contro lo spirito. Il peccato contro lo spirito essenzialmente è questo: non riconoscere di essere dono, e quindi, riconoscendo di essere dono, rendere grazie, cantare la lode. Questo è il peccato contro lo spirito. Questo è il peccato mortale. Mortale perché ti impedisce, accogliendo il dono, di essere a immagine di chi ti dona, e cioè immortale. È semplice, è logico. Il peccato mortale, l'unica idea che si può avere coerente di peccato mortale, è quello che ti impedisce di accogliere il dono, di insuperbire tanto da crederti non un dono, ma autonomo, fatto da te, e pertanto, essendo fatto da te, mortale, come qualsiasi creatura che noi facciamo, come qualsiasi opera che noi produciamo, che sono tutte mortali. E quindi, se ci siamo fatti noi, siamo logicamente mortali. Questo non è un discorso né di fede né di rivelazione, è un discorso logico. Siamo fatti da noi, siamo mortali. E quindi il peccato mortale è quello, appunto, che ti impedisce di avere quella fede che fonda la speranza nella immortalità. Ultimi canti di Dante e, se volete, anche volgare catechismo, no? Ma spiegato secondo logica. Quindi il tema del dono è fondamentale, perché appunto quelli che muoiono in peccato mortale nella fine del cantico sono per l'appunto quelli che non hanno riconosciuto il valore, la virtù del dono.
e rimangono superbi, nel senso che ho cercato di spiegare. Naturalmente ogni fatica di Francesco è nel senso di, appunto, coltivare, far crescere quella fede che fonda la speranza, perché la speranza è fondata sulla fede, no? Cieca anche per il cristiano come per il greco, che fonda la speranza di immortalità, cioè di vincere l'ultimo nemico. Ma questo è estremamente difficile, estremamente duro, fino al limite del paradosso. Perché? Perché dono, e poi vediamo il perdono, dono in tutti i nostri idiomi, nelle lingue che ci parlano, e bisogna proprio sapere come Francesco quasi proprio rivoltarle queste lingue, no? Inventarle, Francesco in fondo se le inventa una lingua, no? Anche come prima testimonianza di un nostro volgare, no? Primissimo, tra le primissime. Ma le nostre lingue continuano a insistere sull'idea del dono come reciprocità. Questo è il timbro fondamentale in tutta la cultura greca e romana. E suona proprio nel termine, la radice dona, qui donum, donare, eccetera, in alcuni idiomi indoeuropei, che è uguale, no? Didom, idare, eccetera, eccetera, la stessa radice in sanscrito, idem, in tutti gli idiomi indoeuropei questa radice ritorna, e spesso in molti idiomi è la stessa radice che dà vita ai termini che indicano il prendere, l'afferrare, la stessa radice. Cioè, do per prendere, do per ricevere, quis magna delit, volit sibi magna remitti, dice Marziano. Chiunque dà qualcosa, grandi cose, eccetera, eccetera, vuole che gli siano ridate, che siano rimesse a lui. Rapporto di scambio, di reciprocità. Tutta l'idea greca e romana di amicizia si fonda su questa idea di scambio e di reciprocità. Dice Aristotele, come faccio a essere amico di uno schiavo? Che cosa devo scambiarmi con uno schiavo? È altrettanto folle dire di essere amici di uno schiavo come dire di essere amici di Dio. Cosa possiamo scambiarci con uno schiavo? Cosa possiamo scambiarci con Dio? È un folle che dice che Dio gli è amico. Questo Aristotele, il maestro di coloro che sanno. Ma è nelle nostre lingue, capite, che suona questo. Quando noi nel 99% della nostra vita quotidiana ragioniamo così, in termini di scambio e di reciprocità, siamo davvero, direi, parlati, no? Siamo davvero parlati. Siamo davvero al servizio, servi, al servizio della nostra lingua, della nostra cultura, delle nostre tradizioni. E allora ecco la grande questione francescana, ma anche prima, ora vedremo, no? Francescana nel senso che riprende radicalmente, radicitus, no? Il senso, lo spirito delle parole evangeliche. Guardate che all'interno dello schema di scambio di reciprocità voi siete servi, siete parlati. Liberatevi. È un grandioso appello che si rivolge, a mio avviso, sia credente che non credente, appunto, alla libertà. Perché lo schema di scambio di reciprocità del dot des ci costringe, ci obbliga, ci imprigiona. Do per avere. Quindi dipendo dall'altro che mi dia, che mi rimetta o non rimetta. È il mio stesso dare condizionato da quel fine che io voglio ottenere, che mi sia ridato. E quando do, temo che non mi sia ridato.
Quindi vivo in una condizionatezza continua, ossessiva, frustrante. Non sono libero. Non sono libero. E quindi ritornare a quell'idea, no, che risuona in Matteo 10:8, il dono di grazia. Che vuol dire? Che vuol dire al di là di ogni, virgolette, fede. Cosa vuol dire? Un dono gratis. Dorian. Dorian è l'abete. Dorian dote. Avete ricevuto gratis. Dono. Cantico, Francesco, quello che abbiamo appena spiegato. Dovete dare così, nello stesso modo. Dovete dare, dovete donare come voi siete dono. Voi siete dono, con la stessa misura di assoluta gratuità, se volete essere liberi. Se volete essere liberi. Non essere condizionati, imprigionati nello schema di scopo. Anche qui il ragionamento è tutto logico, perché è evidente che è così. Perché fin tanto che io do per avere, calcolo questo scambio, sono determinato e condizionato dalla paura che questo scambio non riesca, eccetera, eccetera, non sono libero. Posso essere libero soltanto se do. Se il mio dare è un dare, diciamola pure la parola, divino. Perché allora sono a immagine di quella libertà, perché io sono immagine di Dio in quanto sono libero. Non c'è altra, non c'è altra possibilità di intendere questo essere immagine di Dio. Sono certo immagini di Dio fisicamente, perché sono come viene rappresentato in giro per le chiese, no? Non sono certo immagini di Dio perché sono immagini di Dio perché sono libero. Sono certo immagini di Dio perché sono libero. Non sono onnipotente, no? Diciamo. Si può dire la libertà di Dio è una libertà onnipotente. Può fare tutto, può fare anche che non sia fatto ciò che è stato fatto. Possiamo immaginarla come vogliamo, le teologie si sono immaginate in tutti i modi, ma quello che rimane è l'idea di libertà. La mia potrebbe non essere una libertà assoluta, incondizionata, potrebbe essere una libertà indiretta, lasciamo perdere tutte le... non facciamo seminari teologico-filosofici, ma l'idea fondamentale è questa. No? A immagine, non identica, a immagine, ma quella, a immagine di che? Dell'essere libero. Ma intendo che sto all'interno dello schema di scopo, intendo il dono all'interno dello schema di scopo e della reciprocità e dello scambio, non sono libero. Quindi devo donare così come nel cantico. Vedo le creature, il creato, come dono. Gratis, gratuito. E vedo il dramma all'interno della creazione di questa creatura che è l'uomo che può non accogliere il dono. Dramma, perché l'assetto cosmico non è affatto armonioso, è segnato da questa frattura, eh? Segnato da questa frattura che lo rende drammatico, che lo rende come in tutta la grande teologia cristiana, che lo rende fino alla fine dei tempi un dramma. Allora, cosa significa questo dono? Come possiamo farcene un'idea di questo dono perfettamente gratuito, sempre tenendo in mente sullo sfondo il tentativo di esegesi, per così dire, che abbiamo fatto del cantico di Frate Sole? Può voler dire, credo, soltanto questo, cioè che per donare, che presupposto di ogni dono perfettamente gratuito, è che io riesca a fare in me, perché è difficile accogliere il dono, abbiamo detto, no? Allora, primo movimento, come faccio ad accogliere il dono, la gratuità del dono?
senza che all'interno del mio animo si metta immediatamente in movimento la esigenza del controdono. Primo movimento. Che cosa consente una perfetta accoglienza? La perfetta accoglienza è resa possibile soltanto dal fatto che io riesca a fare vuoto in me, perché fin tanto che io sono pieno di me, come faccio ad accogliere il dono che mi viene? Il dono che mi viene precipiterà all'interno di questo già pieno e necessariamente si scambierà con lui, entrerà in conflitto, cioè darà vita di nuovo a quella dinamica dello scambio della reciprocità. Allora, il presupposto è quello di una piena accoglienza. Una piena accoglienza può essere pensata soltanto nella misura in cui riesca a fare in me vuoto. È un elemento fondamentale del discorso di Francesco, questo di una imitatio Christi per quanto riguarda proprio l'aspetto kenotico, la kenosis, lo svuotamento del sé è condizione per l'accoglienza del dono. Allora, il riconoscimento della pienezza del dono, della sua gratuità e la sua accoglienza. Un grande teologo russo, Florenzi, diceva che la radice di ogni peccato è appunto la mancanza di accoglienza. Il peccato è per sua natura inospitale. È proprio così, e si lega perfettamente a quello che dicevo prima, rispetto al peccato mortale, così come risuona nel cantico, il significato del peccato mortale nel cantico. Sì, il peccato è l'inospitalità. Mi chiudo, non accolgo. E se dono è soltanto per essere riempito di nuovo da un controdono. Dono sì, ma non è non svuotarsi, perché è un donare che è tutto rivolto all'attesa di essere che colui a cui dono mi riempia di nuovo, mi colmi di nuovo, di un dono equivalente. No, qui è non svuotarsi, che pienamente accoglie. E questa è la condizione perché io possa donare a mia volta con la stessa pienezza. Ma che cosa dono se sono vuoto? Che cosa dono se sono vuoto? Allora ecco il perdono. Dono me stesso. Non c'è altro modo di intendere il perdono. O dono e perdono significano la stessa cosa, oppure quel perdono vuol dire un dono non più. Allora, il perdono può essere inteso soltanto in questi termini, perché appunto, primo movimento, accoglienza, cioè fare il vuoto in sé per poter accogliere. Ma che cosa posso donare io vuotato? Vuotato di cosa? Ma vuotato di possesso, de avere. Non ho. Ma che cosa continuo non ad avere, ma a essere? Me stesso. E quello dono. Che cosa dona Francesco? Se stesso. Questo è il perdono. Non un giudice che va lì, giudica, decide quali sono i tuoi peccati e questo lo perdona, quest'altro no, eccetera, eccetera. Colui che perdona è colui che dona se stesso, colui che dona il quadrato, non questa o quella cosa, ma se stesso. E lo può fare soltanto colui che si sia perfettamente, prima che abbia perfettamente accolto il dono. Quale dono? Ma il dono del cantico, che il mondo è, che le creature sono, che il sole è. Quello ho accolto. E ho fatto vuoto in me per accoglierlo. Ho messo a tacere l'ossessione del me stesso, del sé. E questo io svuotato, per così dire, da ogni possesso, lo dono all'altro, lo dono agli altri. Lo metto nelle loro mani, lo pongo nelle loro mani, lo depongo la mia psiche, no?
tutti i temi evangelici. Questo è il significato del perdono. Così va ragionato il significato del perdono. Altrimenti, appunto, siamo semplicemente sulla linea, appunto, di una completamente opposta rispetto a quella dei testi che abbiamo ascoltato, il punto di un giudice che sulla base di questa, quella legge, stabilisce chi è patibile di colpa, chi invece è perdonabile. Perdono aveva un significato più radicale. In Francesco io penso che abbia questo significato assolutamente più radicale. Immaginate, ma vorrei insistere su questo, cioè l'estrema difficoltà di pensare in questa direzione. L'estrema difficoltà, cioè l'opposto di una predica, è chiaro. Si tratta di pensare alle estreme conseguenze, una prospettiva di pensiero e di esperienza e anche ovviamente di fede come quella che può incarnarsi in questa figura di santità. La santità, secondo me, l'essere santi, secondo me, significa tutto quello che vi ho raccontato finora. Questa è la santità. E bisogna sapere che la misura della santità sarebbe superbia pensare che possa essere di tutti. Però il sale della terra. E credo che anche il non credente debba riconoscerlo, come il non credente debba riconoscere che le parole di Gesù, quello che Gesù dice, il non credente dirà che non sa, non può credere che sia il figlio di Dio, eccetera, eccetera, non so che cosa, ma certamente sono divine. Quelle parole. Quale uomo le ha mai pronunciate? Quale uomo le ha mai vissute? E qualcosa di analogo bisognerà dire anche di fronte a Francesco, no? Al perfetto imitatore, all'immagine, alla più perfetta immagine, per così dire. Ma per dire quanto è difficile questo, immaginate di nuovo nel nostro linguaggio come è naturale per noi ricorrere sempre allo schema di reciprocità, eccetera, eccetera, no? Perché diciamo munus è un termine che i latini interpretavano come il dono che uno dava svolgendo un ufficio, no? Munus è questo, no? Uno svolgeva un ufficio gratis, era un munus. Adesso è difficile trovare un munus, perché insomma, i senatori allora i soldi li prendevano. Erano ricchi di famiglia, insomma, i senatori, no? quindi l'ufficio era un munus. Immunis vuol dire appunto uno che non riceve, che non ha, appunto, di nuovo nel termine, no? Immune è colui appunto che si sottrae gratus, ingratus, che si sottrae appunto al rapporto di scambio. Tu mi rendi grazie, io ti rendo grazie. Se non ti rendo grazie di nuovo, sono un ingratus. Se non corrispondo al tuo ufficio, ma al tuo munus, divento un immunus, un immunis. Tutti i nostri linguaggi si costruiscono su questi schemi di scopo, tutte le nostre leggi si costruiscono su questi schemi di scopo, su questi schemi di reciprocità. E se c'è un momento in cui stiamo proprio smarrendo l'idea di un donare perfettamente gratuito, temo che sia proprio questo. Ma però bisogna intenderlo nella sua radicalità, non bisogna prenderlo a traccia, a senso, a sentimento. Perché questa gratuità del dono implica, secondo me, tutto il percorso che siamo andati facendo. È una strada radicale, è una strada impervia. Non è facile da rovesciare lo schema dominante, e dominante non ora o da qualche anno, dominante nelle nostre culture, nei nostri linguaggi, nelle nostre tradizioni politiche, culturali. Ma all'interno di queste tradizioni, di questi linguaggi c'è anche
il detto di Gesù, c'è anche Francesco, c'è anche questo sale, che magari non sarebbe male se ci facesse a volte un po' male dentro le nostre ferite. Vorrei chiudere appunto ripercorrendo allora per fissare le idee, se mi riesce, questo percorso e giungere ad una rapidissima conclusione. E direi che le cose potrebbero sistemarsi per andare dal dono al perdono secondo una graduatoria di impervietà. Seguendo una traccia proprio francescana e anche in qualche modo ritornata nei testi che abbiamo letto, no? Il non giudicare, il non opporsi al male col male, no? L'amare il nemico, che significa sostanzialmente questo, ma forse ancora qualcosa di più, no? Forse ancora qualcosa di più, me antistena i toponerò, no? Non opporti al male, punto. Non apporti al male col male, aggiungiamo noi, ma gli hai detto soltanto me antistena e tu come no. Non apporti al male. Al male, che è anche il male che si incarna, perché tutto è reale nel linguaggio evangelico. Attenzione, il linguaggio evangelico è tutto cassistico, reale, non è niente di filologico astratto, tra virgolette. Quindi lì c'è proprio anche il demonio in quel pone rosso, C'è chi incarna il male. E non lo porti. Difficile, impervio, ma ancora niente rispetto a quello di rilasciare tutto, di fare vuoto in sé, della kenosi, ben più difficile. Questo movimento accogliente, no? Questo movimento di pura accoglienza, presupposto, come ho spiegato, del perdono. Ed è davvero un percorso che ha qualcosa di sovrumano, no? D'altra parte non dico, glielo diceva Agostino, no? A questo ci chiama Dio, nessimus omnes. Perché vedete, secondo me non si capisce assolutamente nulla nel Vangelo negli Atti se non si intende fino in fondo il carattere massimamente esigente dei suoi comandamenti di amore, eccetera, eccetera. Massimamente esigente. E questo Francesco l'ha capito per sé, attenzione, non per gli altri, non andarglielo a dire agli altri, per sé. Carattere insuperabilmente esigente, che è difficile immaginare qualcosa che possa oltrepassare questa esigenza. E allora sembrerebbe qualcosa di sovrumano, ed ecco il miracolo di Francesco, quello che io continuo a ritenere sia veramente il miracolo di Francesco, che non ritrovo in nessun'altra figura di santità. Magari alcune possono avvicinarsi a questa idea dell'estrema esigenza del mandatum novum, eccetera, no? Ma nessuno come Francesco riesce a combinare questa la manifestazione del carattere davvero sovrumano di questo percorso che ho indicato fino al perdono, nel senso che ho cercato di indicare, con questa apertura appunto da cantata, da giullare al mondo. Questo è l'incredibile di Francesco, l'incredibile. Perché vedete, se noi ci arrestassimo nel nostro discorso al passo prima, ma sembrerebbe evidente, va bene, ma tu ci hai parlato di un puro, ma tu ci hai parlato di un gnostico, ma tu ci hai parlato di un catalo, ma tu ci hai indicato la Chiesa dei Perfetti. Cioè, questo condurre alle estreme conseguenze, alle più radicali esperienze sulla propria pelle, sulla propria carne.
le parti, gli elementi più esigenti, più radicali e più sovraumani della parola di Gesù, della parola, e combinarli naturalmente, e questo è qualcosa di miracoloso, con quell'apertura reale al mondo, alla fisicità del mondo, alla corporeità del mondo. Questa capacità di vedere la cosa così come noi la vediamo, gli enti reali, non l'ente in idea della pittura bizantina, dei santi, dei grandi santi orientali che vedete dipinti, oppure a mosaico sulle chiese orientali, eccetera, eccetera, no? Corpi risorti. No, questo corpo qui, il sole di questa terra, no? Quei volti, quelle figure, quelle città, vederli sub specie eternitatis, quelle. E quindi in Francesco è straordinario questo, che nella misura in cui indica con assoluta, secondo me, coerenza e radicalità i bordi estremi, i confini estremi a cui deve giungere un'esperienza cristiana, nello stesso momento abbraccia in sé, davvero accoglie in sé la nostra realtà e la realtà tutta, no? Così come si dà. Così come si dà. E questo è incredibile. Questo è veramente incredibile, io ritengo. Questa armonia non pensata, non meditata, non riflessa, proprio che si dà, che si dona, tra l'indicazione, l'idea di un nostro destino, no? Di perfetta caritas e di perfetto perdono, e nello stesso tempo la capacità di accogliere in esso, di accogliere questa indicazione, questa idea, con assoluta misericordia. Misericordia, attenzione, no? Anche qui, il testo evangelico, misericordia non è una misericordia qualsiasi, misericordia è qualcosa anche di doloroso, perché quello sente misericordia, c'è scritto in greco che gli si spacca il cuore. Il testo evangelico dice misericordia, si spaccava il cuore dall'inferno che vedi intorno a sé, dal male che vedi intorno a sé, ti si spacca il cuore. Non è che senti misericordia nei confronti, appunto, credo Papa Francesco sia misericordia nei confronti di quelli che muoiono nel canale Sicilia. Gli sarà spaccato il cuore. Per questa realtà, comprendendo che questa realtà, ecco allora di nuovo anche il tema del non giudicare, che sembrerebbe anche tutto sommato quello più semplice, tra virgolette, rispetto all'ultimo, all'estremo che è il perdono, sicuramente. Perché? Ma perché appunto tu sai, tu riconosci che, cantico dei cantici di nuovo, è che la creatura umana, nella sua libertà, supremo dono, Dante, supremo dono di Dio, perché siamo immagine sua, perché siamo liberi, può non accogliere il dono, può essere inospitale, può essere inaccogliente, eccetera, eccetera, eccetera. Può cadere nella trappola del rapporto di scambio e così via, può perché è libero. E quindi tu non condannare, cosa condanna? Accogliere. Nel momento stesso che indichi appunto l'estremo confine di un percorso, di un itinerario di un cristiano, che è l'estremo confine, è nescimus homines, rispetto a questi uomini tu sai che la loro realtà, che la loro realtà può essere da te soltanto accolta, non può essere condannata, perché che colpa condanni? L'uomo è questo, che colpa condanni? Puoi chiamarlo al suo destino, puoi implorarlo per il suo destino, ma soprattutto non questo conta, conta ciò che tu fai, Francesco. Francesco evangelizza con quello che fa,
no? Con le sue parole, eccetera, eccetera. Sono brilloqui, come quelli di Gesù, con quello che fa. Mostra che è possibile fare secondo quell'estrema misura di accoglienza, di perdono. Mostra che è possibile fare così. Così evangelizza, mostrando che è possibile fare prassi, linguaggio evangelico, tutto prassistico, dice che si fa anche la verità il Vangelo, ma quale greco avrebbe mai detto che si fa la verità? Si fa, poiei, dappertutto, poiei. Allora questo è veramente lo straordinario di Francesco, la combinazione tra queste due dimensioni che in tanti altri autori, in tanti altri momenti, cozzano l'uno contro l'altro. Ecco, io ho quest'idea di perfezione, quindi condanno il mondo. Quindi mi astraggo dal mondo, quindi faccio la chiesa dei perfetti, eccetera, eccetera. Queste seduzioni continue, gnostiche, catre, che percorrono la storia della nostra cultura, anche al di fuori della tradizione cristiana. Sono tentazioni continue, anche all'interno del pensiero laico e così via. Assente in Francesco, sovranamente assente in Francesco. Tutte queste, sembra che non sia neanche toccato da queste tentazioni, eppure doveva esserlo stato, no? Perché poi sappiamo bene storicamente come quali intrecci ci fossero, culturali, linguistici anche, tra regioni dove era prepotentemente presente l'eresia catara, eccetera, eccetera, e ambienti anche vicini, prossimi a queste terre, a queste regioni, a questo nostro paese. Quindi certamente vi erano rapporti, vi era una conoscenza, ma appunto non tocca Francesco, non tocca il suo animo, non tocca il suo spirito. E questo è l'elemento che fa poi, come molte volte mi è capitato anche di dire, che rende ragione di quell'altro aspetto così scandaloso, no? Nel senso buono del termine Francesco, che è la sua letizia, no? La sua letizia. Questo straordinario. L'unico, lo sapete meglio di me ovviamente, l'unico ordine, diciamo, che Francesco dà ai suoi è di presentarsi lieti, no? Di non essere mai nebulosi. Perché? Ma perché sono liberi. Perché se uno è libero, libero dall'ossessione del sé e del possesso del sé, e accoglie combinando quelle due dimensioni che prima ricordavo, come fanno a essere lieti? Certo che è lieti. Ma come si fa a essere lieti? Fino il re di Francia e il re d'Inghilterra. Scrivi, non è vera letizia.
E se ti giunge ancora notizia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanare gli infermi e da fare molti miracoli, ebbene io ti dico, in tutte queste cose non è la vera letizia. Ma quale è la vera letizia? Ecco, io torno da Perugia e a notte profonda giungo qui ed è un inverno fangoso e così rigido che all'estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli d'acqua congelata che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io, tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede chi è. Io rispondo, frate Francesco. E quegli, vattene, non è ora decente questa di andare in giro, non entrerai. E poiché io insisto ancora, l'altro risponde, vattene, tu sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai. Noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. E io sempre resto davanti alla porta e dico, per amor di Dio, accoglietemi per questa notte. E quegli risponde, non lo farò, vattene al luogo dei crociferi e chiedi là. Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima. Siamo Alessandro, Marco, Davide, loro devono andare a pregare, io li raggiungerò quanto prima. Grazie, grazie molto. Ci sono alcune domande, fra Paolo, che come Massimo è filosofo e quindi tenterà di porle. Allora, guarda un po'
Allora, la prima domanda è se possiamo intendere il dono come un dono per la libertà, a un'altra libertà, secondo la concezione Camarion del dono letto come fuori dalla logica dello scambio, in cui Marion fa l'esempio della paternità, no? Come il dono che non può essere mai restituito. Quindi se la sua lettura del dono può essere avvicinata a questa. Sì, poi un'altra domanda, siccome se il dramma dell'uomo che non può non accogliere il dono, inteso dunque come una possibilità di scelta rispetto alle creature che non hanno questa possibilità, e dunque come la libertà, può essere inteso, secondo anche come dice Sant'Anselmo, come in qualche modo la superiorità dell'uomo, no? Che ha questa possibilità. Poi un'altra domanda, rifacendosi a una. Quello che lei ha detto, c'è un passo di Francesco nella lettera a tutto l'ordine che scrive così: nulla di voi trattenete per voi affinché totalmente vi accolga colui che a voi si dona. E se questa, che esprime anche un po' questa logica del dono, dello svuotamento per accogliere, ecco, se questa logica sia una logica specificamente cristiana e sostanzialmente di derivazione trinitaria, secondo quella che è la pericolesi trinitaria, come anche Marion si accosta a quella dei Vittorini, di Ugo di San Vittore, che legge lo Spirito Santo come colui che è questo dono tra il Padre e il Figlio, questa relazione che è lo Spirito. Ecco, la domanda è anche se questo è, che Francesco coglie, specificamente unicamente di derivazione in qualche modo trinitaria, o può essere anche accostato questa lettura delle creature come dono a un Dio individuale o addirittura anche a una concezione non... atea, insomma, no? Che non credente. E un'ultima domanda, se tra... Perché si può fare domande che non siano un sms? Intanto sì, finiamo sì. Queste. Adesso lasciamo finire queste, sì, Angela. Rispondiamo a queste e poi facciamo con l'alzata di pazienza. Sì. Vabbè. Dice la canzone. Però... Vediamo queste che sono arrivate con l'SMS e poi facciamo... ce le hanno mandate, hanno fatto fatica, noi cerchiamo di prenderlo. Però poi l'ultima domanda era se rispetto al suo saggio Il doppio ritratto, se sostanzialmente tra Dante e Giotto, chi dei due ha più tradito Francesco? Non male. Una devo io, per qualcun altro del pubblico. E se questa avventura, che è questa cosa che ci hai raccontato, può lasciare solo traccia nell'avventura personale, nel destino di ciascuno, nella propria responsabilità, oppure ha a che fare anche con il mondo, cioè la società. San Francesco invita al perdono a un certo punto, ed è appunto la strofa del perdono, di potestà, il vescovo, cioè ha a che fare, l'interlocutore di San Francesco non è la Chiesa, è il mondo, è tutti. Cerca di vincolare tutti, addirittura in qualche modo le leggi, no? Se ha a che fare anche con la societas, no? Ed è rimasto qualcosa nella nostra societas, o è destino anche di questa che possa prendere qualcosa da Francesco, da quello che dicevi tu, poi sì. Vediamo anche dopo sentiamo anche per alzata di mano, e quindi cerco di essere breve per dare più spazio agli interventi. Beh, al di là delle posizioni di questo e di quello, io penso che appunto, come ho cercato di dimostrare, il tema del dono sia strettamente connesso a quello della libertà. Cioè, devi essere totalmente libero per accogliere e poi per perdonare devi in qualche modo far dono della tua libertà. Cioè, metterti a disposizione di questo perdono. Il sommo dono che ti è stato dato, l'essere libero, lo doni, questo è il perdono, la dialettica del perdono. E può essere intesa questa dialettica al di fuori di una dimensione specificatamente religiosa o addirittura specificatamente trinitaria? Ora, non c'è alcun dubbio che Francesco si muove all'interno di una dimensione trinitaria, non c'è alcun dubbio. Di nuovo, anche da questo punto di vista, non ha nulla a che fare con movimenti eretici a lui contemporanei che in
una forma o nell'altra potremmo mettere in discussione il dogma, nel senso non dogmatico del termine, la dottrina trinitaria, che io ritengo sorga pressoché sponte dal canone evangelico. E questo è, quindi sicuramente Francesco si muove all'interno di questa dimensione. Sicuramente il riferimento ai Vittorini, eccetera, è particolarmente centrale. Questa relazione non è svolta da lui in termini propriamente teologici, che solleverebbe tra l'altro questioni infinite, ma che Francesco sia tutto dominato dall'idea Deus relatio, non c'è dubbio alcuno. Deus relatio, Deus è in quanto dona, tu sei immagine in quanto ridoni, perdoni, tu sei la costituzione e l'idea trinitaria è costitutiva del tuo stesso esserci. Cioè, la corrente anche agostiniana e così via. Quindi Deus est relatio. Che quale sia la funzione, dal punto di vista propriamente teologico, dello spirito in questa relazione, questo è un grandissimo problema. Non credo possa teologicamente risolversi nel dire che è l'indice semplicemente della relazione d'amore tra padre e figlio. Teologicamente credo che sarebbe difficile dire che possa risolversi semplicemente come indice della relazione. Forse fa segno, indica qualcosa di ancora più abissale, ecco, lo spirito. Tabate tutte uno, gli abissi, i misteri dei. E queste tematiche, questi elementi, secondo me, non sono presenti, non interessano, diciamo così, lo spirito francescano. No? Dio è relazione. Dio è relazione, questo è il tema fondamentale. Quindi nessuna possibilità di intendere il divino come unum, come semplicemente sovrasostanziale, come semplicemente sovraessenziale, eccetera, eccetera. Nessuna tentazione di carattere, appunto, di un neoplatonismo che poi sforce inevitabilmente nella gnosi, sforce inevitabilmente in eresie di un tipo o di un altro. Nessuna tentazione di questo genere. Dio è relazione. E la relazione l'ho intesa esattamente nel senso, secondo me, dei rapporti, delle dialettiche che vi ho indicato. La superiorità. Ecco, queste gerarchie non le vedo. Certo, noi siamo immagine per il nostro essere liberi. Quindi in questo senso sì, ma noi possiamo anche, come dirà poi anche tutto l'umanesimo di derivazione francescana, noi possiamo anche inabissarsi sotto il livello delle bestie. E allora a quel punto non siamo superiori proprio a niente. Noi possiamo non accogliere e dimenticare il nostro essere immagini in quanto liberi da essere infinitamente inferiori alla bestia, non superiori. Se invece ricordiamo tutto quello che abbiamo detto, allora possiamo essere anche superiori agli altri. L'uomo è un dramma, e Francesco sa che non può risolvere, che non si risolve questo dramma, fino alla fine dei tempi non si risolve. Bisogna accompagnarlo misericordiosamente, parteciparvi con misericordia, nel senso che ho detto prima, questo può fare l'uomo, non è data, non abbiamo il potere di risolverlo questo dramma. Chi tradisce di più, secondo me, è Giotto. No, Giotto lo tradisce di più, non c'è dubbio. Giotto lo mette in ordine. Dante dimentica i temi, dimentica l'aspetto lieto di Francesco, sostanzialmente. Sì,
lieti sembianti, ma però di fatto è il grande atleta, no? Colui che si impone e impone la propria regola sia alla Chiesa che da sovrano sta di fronte al sultano superbo, superbo il sultano, Mario Francesco. È un grande atleta anche lui, come Domenico, anche se gli accenti che descrivono Dante, che descrivono Francesco e descrivono Domenico sono assolutamente diversi, e secondo me c'è una qualche cattiveria in Dante nel descrivere Domenico. Leggo quel turno. Chi di voi si intende di Dante sa che il turno Dante lo usa soltanto nel modo più spregiativo e negativo di questo mondo. Lì lo usa per Domenico. Siccome Dante non usa neanche una virgola, caro, forse voleva sottolineare non poco la differenza con Francesco. D'altra parte il suo grande realismo politico sapeva che ci occorre anche quello che come una bufera irrompe sugli sterpi eretici e li massacra, cosa poco consona allo spirito francescano. Dante da realista sa che occorrono anche quelli, sa che occorre anche Domenico. E quindi lo mette lì perché è convinto di metterlo lì, non soltanto per rendere un secchio a qualcuno o qualcosa, e sa che senza l'alleanza tra domenicani e francescani vinceranno sempre i Bonifacio. Credo che qualcosa del genere abbia capito anche l'attuale Papa. Opportunista basta? No, opportunista. Consapevolezza, realismo politico, perché è quintessenziale della storia della Chiesa. Se la Chiesa non fosse una grande forma politica che ha sempre ragionato in termini realistici, sarebbe finita circa nel 75 d.C. Dobbiamo scherzare. E anche questo sa Francesco, che vive nel mondo e che non vuole astrarsi dal mondo. Quindi non lo so, mi pare che sia più Giotto come ordinatore, appunto Francesco il suo ordine, Francesco la sua regola. Invece in Dante c'è la forma di vita, insomma, che conta. E la regola è la regola di Francesco, comunque di Francesco, che impone in qualche modo, che fa valere nei confronti delle gerarchie. Comunque per entrambi mancano, secondo me, gli elementi essenziali di Francesco che ho cercato di mettere in evidenza. Delle due grandi immagini che abbiamo di Francesco, poi il resto è letteratura critica, esegesi, è storia, ma le due grandi immagini culturali di Francesco, quelle che vivono nella testa della gente, nell'esperienza delle persone, sono Dante e Giotto. Il resto è cosa da studiosi, insomma, da eruditi, da letterati, da storici, totalmente. Dunque l'ultima domanda tua era riguardante il perdono, l'interlocutore è questo. Sì, certo, per Francesco, certo. Per Francesco non è che predichi se è credente sì e allora. No, certamente no. L'evangelizzazione è rivolta a tutti. E tutti devono orientarsi secondo questa parola, non c'è dubbio alcuno. Quindi anche nel campo politico, nel campo sociale, certamente questa è l'esigenza, è questa. Come Gesù predicava gli esattori di tasse, no? Andava a cena da chi lo invitava, predicava a chiunque, laicità totale, scherziamo. Tuttavia la consapevolezza, appunto, che risuona nel cantico, che vi è questa differenza ontologica nel campo della creatura, e che quindi una cosa è predica verbo, un'altra cosa è esigere e trasformare questo predica verbo in comandamento che esige obbedienza. Una cosa è, come il tuo esempio, con l'esempio della tua vita, far vedere che soltanto in questo modo sei libero,
e altra cosa è pretendere che tu diventi libero attraverso seguire le leggi e i comandamenti. Perché tra l'altro anche questo è del tutto logico. Se nella città noi siamo, virgolette, buoni perché obbediamo alle leggi per paura, per timore, per inerzia, per quello che volete, la città continua a essere la città dei servi, anche se tutti si comportano bene. La città è la città dei liberi quando è la città, appunto. L'idea di non è utopia, non c'è niente di utopistico in Francesco, perché sa che appunto questo è il modo in cui lui vive il suo essere cristiano e predica verbo, senza pretendere, perché saremo di nuovo nella dimensione dello scambio, senza pretendere che io ti predico verbo e tu mi rispondi come obbedendomi. Tu sei di nuovo perfettamente dentro lo schema di scambio. Se io predico qualcosa mi aspetto che tu mi obbedisca, non sono perfettamente dentro lo schema di scambio. Quindi si predica a tutti, laicamente, si predica nel Laos, si predica a tutti. In quella fede che fonda la speranza che tutti possano ascoltare, non me, la parola. Signore, mi colpiscono molto queste tre parole che le metti insieme, che trovo fantastiche, di relazione a... C'è un'acustica perfetta, si sente benissimo. Sto dicendo che mi colpiscono molto queste tre parole che le metti insieme di relazione, dono e perdono, che sono parole che nel Vangelo tu puoi mettere addosso a Maria Maddalena. E un'altra cosa che mi ha sempre colpito moltissimo in Francesco è il suo chiamare se stesso al femminile. La gallinella, siate madri. E nelle prime chiese francescane c'è una grande importanza nella Cappella della Maddalena, quindi abbiamo una bellissima dipinta da Giotto dove nessuno va. Allora, Francesco è l'amore incondizionato e anche estremamente rivoluzionario come la Maddalena. È una mia idea o è pensabile? No, non ho niente affatto. Ho sottolineato molto questo aspetto anche nel mio libretto, è che è uno degli aspetti più sconvolgenti e paradossali rispetto ad una tradizione. Anche qui, non è che Francesco inventi nulla, ma diciamo radicalizza, ma non radicalizza perché è un estremista, radicalizza perché va alla radice. Un aspetto di quella tradizione in cui anima e corpo appartiene, e cioè il fatto che appunto sì, il cristianesimo, ho scritto anche una cosa per il mio amico Ravasi recentemente su questo tema, il cristianesimo naturalmente anche qui linguisticamente appartiene ad una tradizione in cui vige la patria potestas. Hai voglia tu di sradicarti da questa tradizione? Non c'è una matria potestas. C'è la patria potestas. Patria e potestas sono la stessa radice. Hanno la stessa radice. Praticamente in tutti gli idiomi in cui torna fuori il tema del potere. Ma sarebbe appunto assurdo pensare che appunto tu possa sradicarti, ma il cristianesimo mette radicalmente in discussione questo modello, questo schema, non c'è dubbio alcuno. Lo mette radicalmente in discussione appunto in esperienze come quella appunto di Francesco, che non ha la pretesa di ora dire beh, io ho compreso questo aspetto. Ho compreso questo aspetto di maternità in Dio. E allora a questo punto sai cosa ti dico? Innocenzo, eccetera. L'hai capito o non l'hai capito? Dillo, predicalo. Sa che non è così.
perché la Chiesa è una Chiesa militans, è una Chiesa in obsequo, è una Chiesa peccatrice, è una Chiesa che non è eterna come la parola. Non è immortale la Chiesa, vero? Non esulta. E allora? E sa che in obsequo occorre non andare soli, chi va solo va col demonio, come lo sa il suo amico Dante. Questo è il punto fondamentale. Allora, è vero, sono perfettamente convinto che Francesco ha questa idea e lo dice, l'ho citato, sono delle pagine di Francesco sconvolgenti da questo punto di vista. No? Siate come madri. Poi anche il suo rapporto con Chiara, come lo spiegate altrimenti? È centrale, il rapporto con la donna è centrale. Perché ha a che fare con tutta l'idea dello svuotamento, dell'accoglienza, del perdono, che dicevo, non c'è dubbio alcuno. Ma ecco, il meraviglioso, no? Non volerlo far valere, adesso costruisco una dogmatica su questi idee, costruisco una sistematica teologico-filosofica su questi idee. Questo. Prego. Buonasera, la ringrazio per la colorita riflessione. Poco fa ha detto che Dio è relazione, però all'inizio ha detto anche che non possiamo essere amici di Dio. No, allora l'ha detto Aristotele, l'ha detto Aristotele, non l'ho detto io. Forse non ho capito bene, avrei bisogno di... No, se purtroppo non sono Aristotele. L'ha detto Aristotele. Lo citavo in negativo per mostrare un'idea di amici. La ringrazio. Volevo chiederle una cosa, professore. Abbiamo parlato del perdono in Francesco e va bene, meraviglioso tutto questo. La mia domanda è un'altra, vorrei spostare il discorso sul piano filosofico. I filosofi, Derrida, Ancelli ed altro, parlano del perdono nella storia, cioè storicamente, cioè di fronte al male della storia, ai grandi eventi drammatici di cui siamo stati testimoni, eccetera. Il perdono è possibile? La risposta dei filosofi è no, non dobbiamo e possiamo perdonare. Cioè, ecco, vi vorrei dire come riusciamo a conciliare questi due momenti in fondo antitetici, il perdono visto da Francesco e il perdono di fronte al male che pure esiste, appunto questi grandi filosofi del Novecento hanno parlato dei grandi cataclismi, dei grandi problemi di cui siamo stati afflitti, diciamo. Una cosa è il perdono, una cosa è il dimenticare, non è che si dimentichi, no? Non è che il perdono sia né un cancellare né un dimenticare, però se non entri in quella logica in cui tu puoi accogliere l'altro e donarti a lui, perdonare, inevitabilmente tu resti dentro, logicamente tu resti dentro alla catena di colpa punizione, di colpa punizione vendetta. Cioè la capacità di perdonare, Nietzsche diceva che non puoi vivere senza dimenticare, e aveva ragione, ma è anche una banalità, perché se noi ricordassimo tutto come dovrebbero ricordare i computer, non potremmo farcela vivere, no? Chiaro. Quindi è anche una banalità che per vivere occorre dimenticare. Ma io credo che per vivere lieti occorra perdonare. Occorra perdonare. Come fai se no a immaginarti lieto? Qui mi piacerebbe impazzare un po' e tirar fuori insieme agli uomini più buoni che l'umanità abbia conosciuto, cioè Gesù, e io aggiungo Francesco, anche il più sapiente, Spinoza. Se sei afflitto da questi meccanismi, da questi affetti di
di giudicare, di condannare, di ricordare per punire, se non di vendetta, eccetera, eccetera. Comunque tutte passioni cattive, no? Come fa a essere lieto? Letizia è un termine che continua a venire fuori nell'etica. Non può essere lieto. Bene, cioè, potrei dire appunto di nuovo che non ne siamo capaci. Certo, siamo capaci di questa misura di perdono. Appunto, non viviamo lieti, viviamo soffocati da passioni tristi. E credo che nessun filosofo possa dire diversamente. Cioè, è chiaro. Quindi, diciamo così, è necessario saper perdonare, nel senso che ho cercato di indicare, così per sommi capi, se vogliamo vivere lieti. Se no, sopravviveremo comunque. Allora, che buon gentilissimo, quindi, come regalo facciamo a Massimo Cacciari, innanzitutto, per averlo ospitato, perché abbiamo scoperto che sarà un privilegio, gli diamo sollevamo molti documenti, andare all'origine delle cose, anche le fonti francescane e clariane sono appena uscite, e ricordo semplicemente che prima di uscire è possibile anche acquistare questi testi, di cui anche qualcosa ha citato Massimo Cacciari, poi vi verrà anche consegnato un Debian che permette anche ai nostri studenti, probabilmente se lo appoggerete, anche di essere sostenuti economicamente. Quindi approfittate anche di informarvi. Grazie Massimo Cacciari, grazie a tutti.